Va bene, registriamo. Siamo in onda. Chodeshtavu Mevorach, cominciamo sempre come sempre mettendo un po' di tzedakà, che le parole che escono dal cuore entrano nel cuore, e che sia di ispirazione per tutti per capire un po' cosa dobbiamo fare in questi giorni così particolari, dove siamo un po' scossi tutti quanti dalle notizie, da quello che sta succedendo, da quello che deve essere la nostra reazione agli eventi, dal chiederci veramente cosa Hashem vuole da noi, perché ovviamente Hashem è tutto da Hashem, e quindi se Hashem utilizza gli altri popoli per mandarci un messaggio, la domanda è: che cosa devo farci di questo messaggio? Cosa devo prendere e portare a casa, in modo da in qualche modo Hashem, visto che ci vuole bene e ci ama, ci sta obbligando a fare qualcosa di particolare, avere un tipo di reazione particolare, e quindi essere pronti, se Dio vuole, di ricevere Moshiach Tzidkenu. Cioè tutto funzionale, tutto quello che succede è funzionale al nostro operato. Noi siamo un po' l'ombelico del mondo. Quando capiamo questa cosa qui, non stiamo a guardare troppo gli altri, facciamo un lavoro di introspezione su di noi per cercare di capire veramente qual è la cosa che dobbiamo fare. E questa è una regola in assoluto. Hashem ci dice: voi fate quello che devo fare, è scritto nella Torah. Io automaticamente faccio che Eretz Israele, il mondo, la vostra vita sia tranquilla e serena, potete dormire tranquillamente sotto il vostro fico. Non fate quello che dovete fare, e allora diventa difficile. Quindi la croce per ce lo spiega molto molto chiaramente nella Torah, ma quella nel Pshat, nella parte semplice, ci dice: fate quello che vi chiedo di fare e io vi tolgo i problemi di mezzo. Quindi quando succedono delle cose così gravi, la domanda che dobbiamo porci è: che cosa devo cambiare? Ed è chiaro che il messaggio nei nostri giorni è un messaggio di Achdut Am Yisrael, di Avat Yisrael, di amore per il prossimo, di unione del popolo ebraico, al di là dei gruppi, dei colori, delle visioni politiche, delle visioni religiose, eccetera. Tutto il popolo ebraico, e siamo un tutt'uno. E quando noi capiamo questa cosa qua, quando capiamo che noi siamo un tutt'uno, e siamo in un periodo in cui l'Omer ci ricorda quello che è successo agli alunni di Rabbi Akiva, e ci ricorda anche che noi siamo la Torah di Rabbi Akiva, che spiega che tutta la Torah può essere spiegata su un piede solo, che è Ve'ahavta le'recha kamocha, ama il tuo prossimo come te stesso. Quando noi abbiamo capito questo, abbiamo risolto il 99% dei problemi. E Hashem ci sta obbligando con tutto quello che sta succedendo. Abbiamo avuto il virus legati a casa per cercare di rimettere a posto la nostra intimità. E dopo quello che è successo l'Ag BaOmer, veramente ci sta obbligando a fare un bilancio su quello che è il nostro amore per il nostro prossimo, l'unione del popolo ebraico. Nel momento in cui noi riflettiamo su questo, riaggiustiamo il tiro su quello che è l'amore del popolo ebraico, automaticamente tutto il resto si scioglie. È ovvio che Hashem ci vuole anche pronti per ricevere Moshiach Tzidkenu. Quando noi alziamo gli occhi al cielo e vediamo i mizzoli che illuminano il cielo in mezzo alla notte, la cosa che mi viene naturale da dire è: Esa ena le arim, me agna vo esri. Alzo gli occhi al cielo: da dove verrà il mio aiuto? Da dove il mio aiuto, se non questi mizzoli che vengono intercettati? Ma i mizzoli sono dei mizzoli veri e propri, ma la probabilità che il modello informatico funzioni dipende dalla grazia di HaKadosh Baruch Hu. Quindi questo è un metodo materiale, in questo mondo materiale, ma che funzioni è la Berakha di HaKadosh Baruch Hu. Anni fa, quando c'è stata la guerra nel 2014, io mi ricordo che ero in ufficio nel palazzo di Azrieli, e per uscire, quando c'erano le azakot, quando c'erano le sirene, per uscire dal palazzo era praticamente impossibile, perché o scendevo 30 piani a piedi di corsa, o si prendeva l'ascensore, ma era vietato prendere l'ascensore, e non stavo tranquilla in ufficio pregando che HaKadosh Baruch Hu abbia grazia di me e di tutti gli altri. Quindi più o meno quando c'era l'Azakot non è che ci spostavamo tanto, perché essendo un palazzo senza praticamente finestre non puoi andare molto lontano. Pochi giorni, questa è la guerra che successe, è scoppiata poco dopo, Yuzayin Tammuz, se non erro, non ricordo bene, e ogni giorno c'erano delle notizie, si andava in giro a trovare le famiglie dei soldati caduti, e è andata fuori una storia che mi ha molto molto colpito. Infatti io
sono una miracolata che parla qui a questo, in questo shiur, in questo fabrengen in cui ci ritroviamo per augurarci buone cose, Besrotovot, Chodesh Tov. Ed è girata una storia che diceva che un missile che stava arrivando da Gaza era diretto al palazzo Azrieli, alle torri Azrieli. E come le torri gemelle, di nuovo, sono dei grattacieli, non puoi andare molto lontano. E l'Iron Dome, che è situato sopra Azrieli, non aveva intercettato il missile. Quindi comunque ci vuole una gittata, ci vuole un arco di gittata per prendere il missile, l'aveva perso. Mancavano pochi secondi, c'era un ragazzo che era responsabile del programma di lancio missili e dice che mancavano veramente pochi secondi ed era completamente in panico. A un certo punto è arrivata una folata di vento molto forte e ha spinto il missile in mare. Quindi Azrieli è molto vicino al mare per una gittata in cielo. Quel missile è finito in mare in pochi secondi e è finita la storia. E lui non era particolarmente osservante, si è alzato, ha detto Yesh Elohim, Yesh Elohim, Yesh Elohim, ha cercato immediatamente dei tefilin di qualche persona che lavorava con lui e ha detto io vado, come finisco qua il servizio militare, vado a studiare in Yeshiva. E infatti poco dopo è andato a studiare Yeshiva a Ramat Aviv. Dice, questo è ovvio, è chiaro che la mano di Akadosh Baruch Hu che ha spinto questo. Non era possibile, non c'era vento, perché il programma informatico dell'Iron Dome calcola anche la gittata del vento, la direzione del vento, e con questo calibra quindi la direzione del missile che va a prendere il missile che arriva da Gaza. Quindi non era umanamente possibile, tecnicamente possibile, che questo missile venisse deviato da un vento improvviso. Akadosh Baruch Hu ha fatto sì che venisse un vento e lo spostasse. Quindi la sottoscritta c'è in questo momento grazie a questo miracolo, quindi che riporto, è una mitzvah anche riportare i miracoli, quindi sono contenta che ho l'opportunità di raccontare questa storia. Ed è, mi è rimasta molto, molto impressa nella mente, perché ogni tanto noi ci svegliamo la mattina e diciamo Moda ani lefanecha melecha bekayem shechezarta bi nishmati vechemla rabai munatecha. Ci rendiamo conto più o meno che Hashem ci ha fatto il miracolo di ridarci la nostra Neshama. Che cosa facciamo dalla giornata non lo so, perché non sempre ci rendiamo conto che la giornata è ogni giorno è un miracolo, perché Hashem ci dà l'opportunità di fare la nostra parte in questo mondo. E qui arriviamo al clou anche della lezione di oggi. Piccolo particolare, oggi è Rosh Chodesh Sivan. E Rosh Chodesh Sivan non è per niente che quello che sta succedendo oggi. È successo ieri sera, che era la sera di Rosh Chodesh Sivan. Rosh Chodesh Sivan simboleggia l'unità del popolo ebraico che si è accampato intorno al monte Sinai. Ci ricorda che il popolo ebraico era come un corpo unico, con una volontà unica, un'intenzione unica. Quindi non è per cui il messaggio è molto molto chiaro. Sta succedendo tutto questo A, Rosh Chodesh Sivan, B, vigilia di Shavuot, per dirci ragazzi vi voglio esattamente come eravate ad Har Sinai. Si dice che noi, la nostra generazione, siamo la reincarnazione della generazione che è uscita da Mitzrayim, quella generazione che ha ricevuto la Torah fisicamente. Si dice che tutte le Neshamot e tutte le radici di tutte le Neshamot erano presenti, di tutte le generazioni, anche le Neshamot dei Gerim, che a un certo punto si avranno un corpo, un body, perché erano senza un corpo, hanno trovato un corpo, la Neshama. Quindi tutte le Neshama di Am Israel erano presenti su Har Sinai, ma quanto pare le nostre Neshamot facevano parte di quella generazione. Quindi noi siamo qui a chiudere un cerchio. E come allora oggi siamo 3.333 anni dopo Har Sinai, 3333, se ci ritroviamo qua a ricevere la Torah. E come allora Kadosh Baruch Hu ci ha voluto uniti e compatti per essere pronti a ricevere la Torah, anche oggi Hashem ci obbliga a essere uniti e compatti. E questo è il vero messaggio di tutta questa storia. E se noi riusciamo a farlo, automaticamente gli altri popoli, perché tutti i popoli fanno esattamente quello che Hashem gli chiede, non hanno libero arbitrio veramente. Hashem comanda gli altri popoli. Perché? Perché è funzionale quello che noi dobbiamo fare. Domanda da $1 milioni, anche $1 billion, ma perché tutto questo? Perché se il popolo ebraico non riceveva, non accettava la Torah, Hashem diceva, ok, possiamo fare baracca e burattini in tutto questo mondo, arrivederci e grazie. Perché?
a cosa serve il popolo ebraico, a cosa serve ognuno di noi che è qui ha uno scopo preciso. Quindi qual è esattamente questo scopo? E ritorniamo al capitolo di stasera, non sto deviando da un argomento, dall'argomento di Tania. Noi siamo arrivati, abbiamo fatto un lungo percorso, abbiamo iniziato con Tishrei, però abbiamo cominciato Yutet Kislev a leggere il Kotei Amarim, Sefer HaBenonim, ovvero i 53 primi capitoli del libro di Tania. Tania viene chiamato Tania per vari motivi, ma principalmente perché è la prima parola del testo, in qualche modo. E abbiamo fatto un lungo percorso per capire chi siamo, perché siamo qui, cos'è il Benoni, qual è il nostro compito, qual è la nostra difficoltà, cos'è il nostro, chiamiamolo in inglese, challenge. E siamo arrivati stasera all'inizio dell'ultimo capitolo, il capitolo 53. Ricominciamo da capo. Prendiamo il Chumash e leggiamo che cosa dice il Chumash e perché tutto questo lungo spiegazione di un libro così lungo di 53 capitoli anche perché rappresentano i 53 giorni che l'Admur HaZaken, il Balatania, fu imprigionato per motivi fisici di questo mondo rivelato, perché mandava soldi in Eretz Israel, che all'epoca era l'impero turco e quindi contro, che era nemico dell'impero russo, quindi in qualche modo mandava soldi al nemico. Ovviamente sappiamo che lui mandava soldi, raccoglieva con molta difficoltà dei soldi per mantenere una comunità di Hasidim che si era trasferita in Israele, la comunità del Rabbi Menachem Mendel di Rodoker. E quindi viene imprigionato per aver fatto del bene con molta difficoltà, perché lui guidava una comunità di poveri, se non poverissimi. La spiegazione spirituale perché fu imprigionato è perché non si era sicuro in cielo, in Shammai, che avesse il diritto di rivelare in modo così chiaro, scandito, organizzato, questi segreti della Torah, che erano stati cominciati ad essere rivelati dal Baal Shem Tov, passati poi attraverso la guida del Magid di Mesrich, e tutti i vari talmidim, tutti i vari alunni avevano preso un ruolo molto importante, per questo ci sono un sacco di movimenti chassidici diversi, ma la particolare del Rabbi Schneur Zalman, che tra l'altro era uno dei più giovani, e che organizza questo lavoro in un modo molto ordinato e completo, in modo che qualsiasi persona può accedere e con un pochino di sforzo, con un pochino di guida, riesce ad ottenere un risultato. Quello che vi ho chiamato la long short way, la lunga strada ma corta. La si percorre, ma prima o poi ci si arriva. Non ci si deve confondere, non bisogna rifare come quando si fa Waze, riprogramma la direzione. E ho spiegato molto bene, chiarisce tutti i concetti in modo molto esteso da tutti i capitoli e tutte le parti. Mentre parlo, continuo a cercare il mio pasuk che non trovo. Perché qual è il motivo principale? Eccolo qua, Parasha Sefer Devarim, Parasha Nitzavim, pasuk 14, capitolo Lamed 30. Moshe Rabbeinu dice: Chi karov elecha adavar me'od beficha uelvacha lasotò. Perché questa cosa è molto vicina a te, sia nella tua bocca, nella tua parola, sia nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. Che cos'è questa cosa? La Torah, quindi la volontà, le mitzvot e la Torah. Abbiamo detto che la Torah è la Chochmah di Hashem, si può tradurre con l'intelligenza di Hashem, non lo so, non so se è corretto. La stessa intelligenza, comunque la stessa Chochmah, chiamiamola Chochmah, che ha creato con cui Hashem ha creato il mondo. Quindi la Torah, se studiamo la Torah, noi identifichiamo il DNA, i principi cardine del mondo, di come il mondo funziona, a dispetto di tutto questo mondo che noi non capiamo. E la pratica del mitzot sono la volontà di HaKadosh Baruch Hu. La settimana scorsa abbiamo detto
che l'uomo è come una candela. Sopra di noi c'è la Shekhinah, noi siamo come una miccia. E che cos'è l'olio che alimenta la fiamma, la miccia? Sono le nostre mitzvot. In poche parole, cerco di spiegarlo ancora più, forse allontanandomi un attimino da quello che è il testo tecnico, ma cerco di spiegarlo meglio. Hashem ci dice, ragazzi, se voi non fate la vostra parte, voi popolo scelto, Am Yisrael, che in qualche modo avete una parte di siete stati raffinati dai padri, da Abraham, Isaac e Jacob, in modo che la Neshama Elokit, la Neshama divina, può risiedere in un corpo materiale, voi siete un popolo che io ho deciso, perché uno decide, non decide proprio di nascere ebreo, uno arriva ebreo la maggior parte delle volte, tranne pochissime eccezioni di grande Neshamot che sono di chi decide di far parte del popolo ebraico. Hashem Kumat Tantorah, in poche parole, ci dice o voi fate la vostra parte o questo mondo non ha senso di esistere. Perché dice una cosa del genere a Kadosh Baruch Hu? Cos'è questo famoso matrimonio col popolo ebraico che deve mettere in pratica le 613 mitzvot, 248 e 365? E Hashem crea, è la volontà di Hashem di creare tutto questo mondo. Hashem ci ha spiegato, abbiamo spiegato la settimana scorsa, che è un po' come un corpo dove la testa concentra dentro di sé tutta l'energia, la forza e la conduzione del corpo. Se io voglio muovere una mano, è la testa che chiede alla mano di muoversi. Se voglio muovere un piede, se apro un occhio, chiudo un occhio, parlo. Quindi la testa, per quanto la mia vitalità sia presente in tutto il corpo, il centro della direzione funzionamento corpo è nella testa, nel cervello. Allo stesso modo, questa è una parabola per spiegare che allo stesso modo la Shekhinah, la presenza divina, che è identificata con espressione femminile, quindi l'espressione femminile di HaKadosh Baruch Hu, risiede in alcuni punti del mondo, così come ad esempio durante il primo tempio era presente nel tempio a Gerusalemme, dove dentro il tempio, dove dentro il Kodesh, dove dentro il Kodesh Kodoshim, dove dentro l'Arca Santa, dove nelle tavole che erano contenute nell'Arca Santa, la famosa arca con i due angeli sopra, con i due cherubini sopra. Più o meno stesso livello, non esattamente con la stessa rivelazione, il secondo tempio. E oggi che non c'è tempio? Dove risiede la Shekhinah? E cosa vuol dire far sì, perché in un punto c'è Hashem è presente dappertutto, ma che cosa vuol dire che Hashem è più presente? Questo Hashem ha deciso di creare un mondo finito, dove la presenza di HaKadosh Baruch Hu è nascosta, al punto che il creato dice, chi mi ha creato? Il creato dimentica il creatore in qualche modo. Perché? Perché il creatore si nasconde molto molto in profondità e quindi va cercato. Quindi la presenza, chiamiamo così, rivelata di HaKadosh Baruch Hu, di Hashem in questo mondo, è molto nascosta. Perché questo mondo è un mondo finito e quindi non, se ci fosse una presenza di Hashem troppo intensa, questo mondo farebbe boom e basta. Cioè, il mondo così come è stato creato da Hashem, in questo modo, non è capace di contenere, ad oggi, perché stiamo entrando nella Geulah, di contenere una rivelazione divina troppo elevata. Quindi Hashem si deve contrarre, il famoso concetto del Tzimtzum, spiegato bene dalla Rizal, Rabbi Yitzchak Luria, che è vissuto nel 1500, che ci spiega questo concetto. Quindi Hashem è dappertutto, Hashem è tutto, Hashem ha creato questo mondo finito, perché Hashem è infinito ma crea il finito, ma in qualche modo questo mondo finito non può rivelare troppa luce di HaKadosh Baruch Hu, perché non è capace a contenerlo. Facciamo un esempio semplice, molto pratico. Se io mi avvicino troppo al sole, brucio.
C'è la barzelletta fa di due che vogliono andare sul sole, cioè andiamo, camminiamo al sole, ma ci metteremo tanto tempo. E poi quando arriviamo, ma bruceremo vivi, fa, no, non ti preoccupare, andiamo durante la notte. Il sole brucia, brucia sempre. Non ti ci puoi avvicinare. Anche guardare il sole senza gli occhiali da sole, dopo un po' una persona deve abbassare lo sguardo e non vede più niente, giusto? Quindi allo stesso modo, questo è un esempio, un piccolo esempio per spiegare la grandezza della Kadosh Baruch Hu che non può essere contenuta. Quindi in qualche modo Hashem dice ci sono cose, alcuni punti del mondo, in questo mondo fisico, dove la rivelazione di Hashem può essere più intensa. Quindi c'è più concentrazione di presenza divina e da lì partono le direzioni, gli ordini, l'energia in tutto il mondo. Si dice che le finestre del Beit HaMikdash erano inside out, cioè la finestra non prendeva luce da fuori dal sole, ma era la finestra che proiettava al mondo la luce che c'era dentro il Beit HaMikdash. Quindi l'energia e la luce, la forza della Shekhinah, che era presente nel primo Beit HaMikdash soprattutto, illuminava tutto il mondo, energizzava tutto il mondo. Per questo anche la festa di Sukkot è una festa di tutti i popoli. Tutti i popoli venivano a portare i omaggio al Beit HaMikdash. Il Beit HaMikdash è di tutto il mondo. Perché? Perché lì a Kadosh Baruch Hu risiede. E oggi che non c'è il Beit HaMikdash, almeno formalmente, perché la presenza divina, dove c'è una rivelazione divina, lì rimane la rivelazione divina, dove possiamo trovare Kadosh Baruch Hu? Dov'è il cuore della rivelazione di Kadosh Baruch Hu? C'è un pasuk che dice Veshuchanti betocham, Hashem dice voglio risiedere dentro di voi, quindi dentro di noi, noi dobbiamo ripulire e far sì che dentro di noi ci sia un dwelling place, una casa adatta a ricevere Kadosh Baruch Hu. Quando una famiglia vive in armonia e serenità, la si sente la Shekhinah. Anche se c'è una famiglia modesta, la casa è modesta, i mobili sono modesti, ma quando si entra in questa casa si sente qualcosa di dolce, di armonioso. Perché? Perché risiede la Shekhinah, cioè l'armonia di Kadosh Baruch Hu. Quando la famiglia c'è armonia, la coppia si comporta secondo le leggi della Torah. E allora che cosa vuol dire che Hashem ci dice perché la cosa è molto vicina a voi, nella vostra bocca, nel vostro cuore, la sotto di fare. Hashem ci sta dicendo, se voi siete la Shekhinah, avete la Shekhinah che vi cammina, che vi viene sulla testa, e voi siete una candela vivente. Per questo gli uomini devono mettere una kippah, per rispetto per la Shekhinah che li sta sopra. Noi donne siamo tutte orientate nel nostro modus vivendi a fare la volontà di Hashem. Tutte le donne vogliono fare una famiglia, portare avanti dei bambini, portare dei buoni valori. L'uomo ha bisogno più di ricordarselo. Quindi per questo, per questione di kavod, di rispetto, si copre la testa, perché sopra c'è la Shekhinah. È una questione di rispetto. Ognuno deve stare al suo posto. E se noi siamo delle candele, delle micce viventi, con la Shekhinah, noi siamo il nostro corpo, è la candela, la miccia, e cos'è l'energia, l'olio, sono le nostre mitzvot, ci rendiamo conto di due cose fondamentali. La prima, il merito, la fortuna, il mazal tov di essere qua, di poter fare la nostra parte. Perché se Hashem ci ha mandato qua giù, perché dobbiamo fare la nostra parte, quindi forza, marcia 4, quinta, non lo so, non mi ricordo più, fare con piena energia la nostra parte, perché se noi siamo qui vuol dire che abbiamo l'opportunità di fare qualche cosa, e quindi andiamo a scoprire cosa dobbiamo fare, facciamolo, per quanto sia difficile. E due, che cos'è la nostra energia? Che cosa fa risplendere la Shekhinah che è sopra la nostra testa? Che cosa ci permette di stare bene, di illuminare, illuminarci? Le mitzvot, perché se le mitzvot sono la volontà di Kadosh Baruch Hu e l'olio che tiene accesa la mia candela, è ovvio che è un combustibile di cui ho assolutamente bisogno per poter vivere in modo sano. Si dice che la ricompensa della mitzvah è la mitzvah stessa, e vista in quest'ottica lo capiamo. Se io faccio mitzvot perché ho l'opportunità di fare mitzvot, quindi fare la mia parte, vuol dire che Hashem mi sta dando questa opportunità. La prendo, la chiappo subito.
E se questa opportunità non solo mi dà l'opportunità, non ho solo l'opportunità di farlo, quindi di utilizzare al meglio questo mio tempo che ho in questo mondo qua materiale, ma mi dà anche questa energia di rinforzare la Shekhinah che è sopra di me, allora ho fatto la mia parte. E io lo si sente perché sentiamo questa rivelazione divina, ci attacchiamo con la Kadosh Baruch Hu. Quindi cosa vuol dire fare le mitzvot oggi che non c'è il Beit HaMikdash? Cosa vuol dire essere la candela che tiene accesa la fiamma della Shekhinah? Significa in parole molto molto semplici: oggi che non c'è un Beit HaMikdash fisico, andiamo a pregare al Kotel, ma in realtà dov'è che risiede la Shekhinah? Dov'è che la Shekhinah si espande e si rinforza attraverso il nostro, diciamo, attraverso di noi come miccia di una candela? Attraverso le mitzvot. E qui capiamo perché Hashem ci dice: se voi non volete accettare la Torah, non c'è niente da fare. Ovvero Hashem dice: solo attraverso il fatto che noi ci uniamo in matrimonio, voi accettate la Torah e le mitzvot, nasse ve nishma, faremo, ascolteremo, attraverso le mitzvot, lo studio della Torah, noi portiamo in questo mondo materiale l'espressione, la volontà, la manifestazione del Kadosh Baruch Hu. Perché il Tempio c'è stato e Bezrat Hashem ci sarà molto presto. Ma adesso che siamo in questo periodo di Galut, di esilio, che è funzionale alla Geulah, quando noi arriveremo alla Geulah capiremo perché abbiamo fatto tutto questo percorso e avremo nostalgia dell'opportunità che abbiamo in questo momento, perché adesso abbiamo tutte le opportunità aperte. Perché il gioco è difficile. E più il gioco è difficile, e più è interessante. Quindi Hashem ci dice: voi dovete accettare la Torah, perché se no non posso rivelarmi in questo mondo materiale. Chi fa il Tre d'Union se non voi? Quindi il nostro scopo non è entrare a fare come gli altri popoli, il nostro scopo è concentrarsi su quello che è il nostro ruolo. Noi siamo Am Kohanim, noi siamo un popolo di sacerdoti. Perché se noi vogliamo manifestare la presenza divina in questo mondo, dobbiamo fare le mitzvot, e noi soli dobbiamo fare le mitzvot. Agli altri popoli non è richiesto. A noi è richiesto 613 mitzvot, quelle che possiamo fare in questo periodo che non c'è ancora il Beit HaMikdash, tutte le regole della purità, dell'impurità, eccetera. Ma a noi popolo ebraico è richiesto. Agli altri, se un ebreo fa i suoi 7 mitzvot, i figli di Noach, vive tranquillo e sereno, ha fatto la sua parte. E noi come popolo ebraico dobbiamo anche pubblicizzarle queste mitzvot, per far capire a tutti che cosa dobbiamo fare. Oggi ho visto un video incredibile, che in India la situazione Covid è molto drammatica, e quindi in un telegiornale riportavano che stavano con la van, con il carro attrezzi praticamente, stavano tirando su e distruggendo tutti gli idoli, tutte le statuette, buttandole a mare, perché tutte queste statuette e questi idoli non li hanno protetti da questa terribile situazione in cui si trovano. Quindi sono letteralmente, incredibile da vedere, letteralmente ripulendo tutti questi statuette di tutti i tipi. È incredibile se ci pensiamo. Ed è questo che viene chiesto ai popoli non ebrei. Di riconoscere l'unicità di Akrosh Baruch Hu. Ma poi il resto, il lulav, le trog, i tefilin, Shabbat. Un non ebreo non può fare Shabbat, non può rispettare Shabbat. Solo noi ebrei abbiamo l'obbligo di rispettare il Shabbat, un non ebreo non può rispettare il Shabbat. Quando una persona sta facendo il processo di conversione per allenarsi rispetto a tutto Shabbat e poi fa una trasgressione perché non è autorizzato. Quindi è ovvio che quando anche noi facciamo Yom HaShishi, quando noi parliamo di questo patto col popolo ebraico, è un patto del popolo ebraico. Sta a noi. E Hashem ci dice: io ho bisogno di voi. Paradossalmente Hashem dice: ho bisogno. E qui ritorniamo alla prima lezione del fatto che Hashem decide di rendersi vulnerabile per fare una partnership, una collaborazione con noi popolo ebraico. È da collaborazione con chi non può con se stesso, perché dentro di noi c'è una Neshama Elohim, c'è un pezzetto di Akadosh Baruch Hu, ma ci ha messo anche una volontà indipendente che deve essere soggiogata. E quindi qui stiamo un po' chiudendo il cerchio di tutto questo studio, questi 53 capitoli, che vediamo un po' chi siamo, chi non siamo, perché Hashem ha deciso e per quale motivo il Balatani ha scritto questo libro. Perché? Per concludere questo capitolo 53, che dice
alla fine della fiera tutto è importante, ma ragazzi ricordiamoci che per fare la volontà di HaKadosh Baruch Hu, per accendere la Shekhinah di HaKadosh Baruch Hu, quindi la parte femminile di Hashem in questo mondo, che dà anche energia a quello che viene chiamato Malchut, quindi madre natura, quindi Elohim, la presenza divina in questo mondo, che è l'energia vitalizzante di questo mondo, metti un seme nella terra e esce fuori una pianta. Qual è, che cosa fa il tre di union tra la Shekhinah e il mondo materiale e noi? Le mitzvot. E solo noi abbiamo l'onere e il privilegio di farlo. Quindi c'è una famosa storia che racconta del Baal Shem Tov, Baal Shem Tov che è vissuto più di 250 anni fa, e Hashem ha mandato questa Meshama speciale in questo mondo, che tra l'altro Shavuot è la sua Elulà, per risvegliare l'orgoglio ebraico, per risvegliare l'orgoglio ebraico non solo del popolo ebraico intellettuale, colto, di Torah, ma anche il popolino, il contadino che non sapeva fare più che chi, e dire tutti siamo importanti, tutti possiamo fare la nostra parte, tutti dobbiamo fare la nostra parte. E quindi il Baal Shem Tov, con una vita personale molto complicata, molto difficile, porta questo amore per HaKadosh Baruch Hu, risveglia questo amore per HaKadosh Baruch Hu nel popolo ebraico. Girando da paesino a paesino, io sono stata lì in Ucraina, lo vedo, questa steppa infinita, girava da posto a posto, ogni, rivelando, aiutando, ispirando le persone. C'è la storia famosa di un Hasid del Baal Shem Tov che si rivolge al Baal Shem Tov chiedendo: io voglio andare in Israele, io sento che devo andare in Israele. E Baal Shem Tov in qualche modo reputava che questo studente, questo Hasid, non era per lui. Considerando le difficoltà economiche di vita in Israele all'epoca, c'erano delle piccole comunità ebraiche, ma la vita era molto difficile, anche la vita ebraica, perché c'erano pochi ebrei, non era semplice. Quindi il Baal Shem Tov non gli dà il permesso. Ma lui continua a insistere, insiste. A un certo punto Baal Shem Tov dice: vabbè, ok, ho capito, tu stai insistendo così tanto, facciamo così. Ti do queste cose da studiare, studia questo pezzo di Torah, studia quest'altro pezzo di Torah. Quando hai studiato tutto questo con molta concentrazione, vai al mikveh, fai il bagno rituale al mikveh e poi vieni da me. E quindi questo è un bravo Hasid, studia quello che deve studiare, si va al mikveh e va di nuovo dal Baal Shem Tov a raccontargli cosa è successo. Dice: è successa una cosa stranissima. Ho studiato quello che devo studiare, mi sono diretto al mikveh. Quando ero immerso nell'acqua del mikveh, ho avuto una visione e mi vedevo arrivare con la nave in Israele e chiedevo alla gente del posto: dov'è Gerusalemme? Devi andare da quella parte. Quindi mi incamminavo, arrivavo a Gerusalemme, dicevo a Gerusalemme: dov'è il monte del Tempio? C'è questa direzione, continua a vedere quello che trovi. Arrivavo al monte, vedevo il Beit HaMikdash e dicevo: qual è l'ingresso per il Kodesh? E mi facevano entrare nel Kodesh. È arrivato al Kodesh e mi dico: dov'è la parte santa dei santi? Mi facevano vedere. È arrivato vicino, chiedo: e allora dov'è l'Arca Santa? E gli dicono: è l'Arca Santa, è a Mezibush, col Baal Shem Tov. Quindi, come abbiamo detto, la Shekhinah risiedeva, in quel momento non risiedeva potenzialmente in Israele, perché c'era in Israele, perché c'era stato il Beit HaMikdash, ma la Shekhinah risiedeva, qual era il centro produttivo della Shekhinah, di dove veniva sviluppata, creata, emanata e messa in pratica la Torah. E chi stava facendo tutto questo lavoro di risveglio delle anime ebraiche, di fare la Torah, di studiare la Torah, ma anche di metterla in pratica? Il Baal Shem Tov. Quindi è lì che risiedeva la Shekhinah. E la Shekhinah risiede in ogni generazione dove c'è il leader della generazione che spinge, sostiene, supporta e incita il popolo ebraico, ognuno a fare la sua parte. Perché se la Shekhinah risiede nel fare le mitzvot, lo studio della Torah, allora non è legato a un posto fisico, ma è legato a dove stiamo praticando la Torah, dove stiamo studiando Torah e dove stiamo facendo le mitzvot. Quindi non è legato a un posto fisico, ma è legato alla nostra, al nostro impegno, a quanto stiamo facendo. E ovviamente il leader della generazione non è responsabile solo per se stesso, ma è responsabile per tutto il popolo ebraico, quindi risveglia tutto il popolo ebraico. Allora lì c'è la Shekhinah.
la grande rivelazione della Shekinah. Perché? Perché lì può essere contenuta. Perché ci sia una rivelazione più grande della Shekinah, ci deve essere un kli, un recipiente che la possa contenere in modo appropriato. Se no, scoppia, non è capace. Quindi lì dove c'è tanto studio da Torah, dove si possono fare tante mitzvot, e dove si eleva tutto il popolo ebraico, allora lì si è creato un recipiente, un kli, adatto ad avere una rivelazione della Shekinah più elevata. E mi devo dare una mossa. C'è una barzelletta che dice che il presidente di Israele va a Washington, il presidente degli Stati Uniti, alla Casa Bianca, hanno un meeting. A un certo punto nota su un tavolo che ci sono un po' di telefoni, c'è un telefono nero per le chiamate normali, urbane, e poi vedo un telefono rosso. Cos'è questo telefono? Questo è il telefono che usiamo per comunicare con la Russia al tempo della Guerra Fredda, se ci sono delle informazioni importanti, così le sappiamo in tempo reale, possiamo prendere provvedimenti. E cos'è questo telefono d'oro? Questo è il telefono che il presidente usa per chiamare Dio. E allora dice, come posso usare questo telefono? Sì, puoi usarlo, non c'è problema, però c'è di pagare $1,000,000. Dice, beh, no problem, pago $1,000,000e parla con Dio. Passa qualche mese ed è il presidente degli Stati Uniti che si dirige in Israele in visita al primo ministro di Israele. E anche lì trova su un piccolo tavolino, perché è più semplice, alcuni telefoni, tra cui il famoso telefono d'oro. E dice, ma anche voi avete il telefono d'oro? Fa sì, che noi abbiamo il telefono d'oro per comunicare, per chiamare Dio. Posso usarlo? Certo. Quanto costa? Un shekel. Fa, come un shekel? Io ti ho fatto pagare $1,000,000, qua mi fai pagare un shekel. Ma qui è una telefonata urbana. Siamo a casa. Però anche qui dobbiamo ricordarci che dipende che cosa facciamo del nostro impegno. Hashem ci dice, se voi siete il trade union, lì risiede la Shekinah. E cominciamo la lettura del capitolo 53. Capitolo 53, abbiamo detto l'ultimo capitolo, dopodiché cominceremo le nuove sezioni del Tanya, Shar Ayichud Vaemuna, e dopodiché sono vari capitoli, e dopodiché parteremo con Igret Atshuva. Alla fine Igret Atshuva ci riconnetteremo dove abbiamo cominciato più o meno l'anno scorso a Tishrei. Quindi abbiamo completato, diciamo, questa prima grossa parte del Tanya. Vini che c'è Aya Bat Rishon Kayam Shebo, Aya Aaron ve Aluchot Bevet Kece Koloshim. Quindi quando c'era il Bet HaMikdash, le Luchot, le tavole della legge erano presenti nel Santo dei Santi, dentro l'Arca Santa. Haitash Chinash Yim Alchud Atzilut She'i Bechinat Gilui Or Ensof Baruch Hu. Quindi c'era la manifestazione di Or Ensof Baruch Hu, la luce infinita di Akadosh Baruch Hu. Malchut d'Atzilut è il livello dei mondi più alti, Malchut d'Atzilut è il livello di Malchut nel mondo dell'Atzilut, dell'emanazione, quindi il mondo più alto, più vicino a Akadosh Baruch Hu. Shorasha umeloveshet ba'aseret adibrot. E la presenza divina racchiusa nei 10 comandamenti, perché sappiamo bene che 10 comandamenti non fanno parte del creato, sono a livello divino. Ed è per questo che noi se seguiamo le mitzvot ci riconnettiamo con Akadosh Baruch Hu. E anche tutti i miracoli che erano legati alla presenza fisica dei 10 comandamenti, che potevano essere letti da tutte le parti, eccetera. Ma i 10 comandamenti rinchiudono la presenza divina in modo manifesto, nel modo più elevato possibile, e che sono, abbiamo detto, le serta di Broti, 10 comandamenti che in sé racchiudono tutte le 613 mitzvot, sono l'espressione, la volontà di Hashem in questo mondo. Beyeter set veter oz, begilui ra veatzum yoter, begiluia beechlot akache kodoshim shleimala beolamot elyonim. Questa rivelazione di Akadosh Baruch Hu, lo traduco velocemente, e nel Santo dei Santi, che è la rivelazione dei mondi superiori. Quindi quando chi entrava nel Bet HaMikdash
non solo deve stare attento di essere molto puro, ma c'è anche quella i pensieri. Ma non aveva, non c'era un problema anche di pensiero, perché la presenza divina era così forte che una persona era completamente inebriata, connessa con HaKadosh Baruch Hu. Chi ha Seretà di Brot hen klalut HaTorah kula, perché i 10 comandamenti quindi racchiudono tutta la Torah. De nafka migoi chokhma ila'a dele ela me alma dit galia, che derivano dal livello di chokhma, se ci siamo creato il mondo a livello di chokhma di Azilut, quindi la chokhma, che abbiamo detto chokhma bina adat, che sono le 3 sefirot intellettuali di Azilut nel mondo dell'emanazione. Comunque, diciamo, il livello più alto di chokhma che è presente in HaKadosh Baruch Hu, quindi il livello più alto, come dire, l'intelligenza di HaKadosh Baruch Hu che viene proiettata in questo mondo materiale. Quindi, se noi vogliamo veramente riconnetterci non solo con la volontà di Hashem, ma con l'intelligenza di Hashem che ha messo in questo mondo, dobbiamo studiare la Torah. E per questo, quanto più studiamo la Torah, più capiamo meglio questo mondo. E non siamo inebriati da quello che vediamo. Ci connettiamo al punto di quella che è la volontà di Hashem e quello che Hashem ci vuole far vedere. Se no, non capiamo. Ci prendiamo un po' in giro, non capiamo esattamente cosa stiamo vedendo. Uchde lechakan beluchot avanim gashmim lo yerda mi madrega le madrega che derech hashlilut ba'olamot ad olam hazeh gashmi, perché i 10 comandamenti che erano scritti e scolpiti nelle tavole della legge vengono direttamente dal cielo, non hanno passato quello che è l'evoluzione del restringimento della presenza divina, così come succede per il mondo della creazione. Tac, dal cielo alla terra. Questo è Mosè che fa questo trade union. E quindi le tavole della legge concentrano tutta la volontà e tutta la chokmah di Hashem, come un architetto che deve fare un progetto, fa un progetto, poi c'è un microchip dove ha raccolto tutte le informazioni importanti del progetto, di un grandissimo progetto, messo in un piccolo disegnino, piccolo piccolo, e lì c'è tutto il segreto di tutto il suo palazzo. E Hashem ha richiuso nella tavola della legge, che sono materiali ma che vengono direttamente dal livello più alto dei cieli, tutto il segreto della creazione di questo mondo. Quindi le tavole della legge non passano attraverso questa processo di discesa in questo mondo materiale dove la presenza divina si contrae, non l'ha fatto. Quindi sono così come sono. Kila mazeh gashmi mitnaheg bishlashelut hateva gashmi, perché questo mondo si comporta così come le regole del mondo materiale. Quindi no, molto spesso le due cose non riusciamo a metterle insieme, a conciliarle. Pensiamo che non possiamo conciliarle. Ve'aluchot ma'aseh Elohim mea, hema. Invece le tavole della legge sono una creazione divina che è rimasta tale, non è evoluta in quello che è natura. Poi c'è tutta l'apertura delle tavole della legge, che è la Torah scritta, la Torah, la Midrashim, la Gemara, le Halachot, tutto, e quindi ci permette di piano piano di, come abbiamo detto, che la Torah è come l'acqua che scende dall'alto verso il basso, riempiendo tutti i buchi, tutti gli spazi che sono presenti nella terra. Così la stessa cosa, la Torah viene dall'alto verso il basso e si dirama in tutti i tipi di campi, in tutti i tipi di dimensioni. Infatti la Torah è infinita. È allo stesso modo. Quindi le tavole della legge sono qualcosa di molto molto spirituale, che vengono min hashamayim, dal cielo, e poi la Torah si dirama in tutto quello che è l'espressione del mondo. Quindi nel Talmud avremo la discussione, la Mishnah, poi nel Talmud la discussione se il mio campo è così o se il mio toro ha fatto questo, quindi la proprietà privata e i danni sulla proprietà privata e tutte le leggi ad esempio dell'anno sabbatico, eccetera. Quindi sono regole che si applicano a questo mondo materiale, ma ovviamente l'origine è un'origine spirituale. Anche in cielo studiano la stessa cosa, ma in una dimensione spirituale.
non entro adesso nel dettaglio, però la stessa legge, si studia la stessa legge in cielo, ma la valenza in cielo ovviamente non è una valenza di proprietà privata di un campo o di una montagna di denaro. Magari è se questa mitzvah l'ho performata io, l'ho fatta io o l'ha fatto qualcun altro. Se sono riuscita a far del bene a questa persona, l'ha fatto qualcun altro. Qui chi sono i meriti, di chi è l'influenza che abbiamo fatto in questo mondo. Perché alla fine la Neshama solo in questo mondo ha l'opportunità di fare. La Neshama, quando poi ritorna a Kadosh Baruch Hu, è illuminata da Hashem, non ha più l'opportunità di fare. Questo è, per quanto è difficile questa vita, questo mondo, noi abbiamo questo grande regalo di poter fare o non fare. Le mitzvot negative, non fare. Anche il non fare alcune volte è molto importante. Umichtar mechtav lokim hu lemala me'ateva shel olam hazeh hagashmi hanishpa. מהארת השכינה שבהיכל קדשי קדשים דעשייה שממנה נשמח אור החיות לעולם עשייה שגם עולם הזה בכללו. Quindi vedete che tutta la vitalità che c'è in questo mondo deriva dalla Shekhinah, ok? Quindi oggi che la Shekhinah risiede su di noi, risiede nella nostra, nel nostro fare le mitzvot, siamo noi, ognuno di noi, che ha l'opportunità di rinforzare la Shekhinah, di far brillare la Shekhinah. Quindi quando la Shekhinah, cosa vuol dire che la Shekhinah va in Galut? Perché noi siamo in Galut. Cosa vuol dire che la Shekhinah va, diventa, esce nella Geolah? Perché noi siamo usciti in Geolah. Quindi quanto noi più facciamo risplendere la nostra porzione di Shekhinah, quanto più a Israele, tutto insieme, perché non c'è nessuno escluso, tutti insieme, risplendiamo, facciamo... rendiamo la Shekhinah forte e luminosa e capace e non capace, e dove si esprime la manifestazione di Hashem in modo rivelato. E allora capiamo che cosa vuol dire Moshiach. Se la Shekhinah è l'espressione, la manifestazione del Kadosh Baruch Hu in questo mondo in modo rivelato, se noi facciamo la nostra parte, accendo la mia lampadina, chiamiamola così, sulla mia testa, la mia Shekhinah, perché io sto facendo le mie mitzvot, io quindi sono una candela accesa, chiamiamolo così. Tutti noi siamo, tutti facciamo la nostra parte, automaticamente abbiamo fatto on sulla Shekhinah. La Shekhinah va in automatico, va in Geulah. E quindi la rivelazione divina in questo mondo diventa molto più grande, perché noi possiamo portarla, possiamo contenerla. Invece di contenere una piccola Shekhinah, possiamo contenere una grande Shekhinah. Ognuno la sua. E siccome siamo tutti insieme, se tutti possiamo contenere una Shekhinah più grande, perché tutti abbiamo fatto la nostra mitzvah in più, automaticamente la Shekhinah tutti insieme è capace di rivelare in modo manifesto più a Kadosh Baruch Hu. Quindi tutto il mondo vedrà più a Kadosh Baruch Hu. E quindi tutto torna. L'equazione torna. E la Bechinat Chochmai la Adatzlut Shei Klalut HaTorah Shebeyut HaDibrot, quindi nei 10 comandamenti, Nitlapsha Bemalchut Datzlut Ugdbriya Levadan. Adesso non entro questo abbiamo detto che come l'acqua scende dall'alto, così la Torah poi si dirama in tutti quelli che sono gli aspetti della vita e le ramificazioni di quello che è la vita, questo qui materiale. Quindi la Torah ci aiuta a vivere la nostra vita materiale, in poche parole, no? Quindi abbiamo tutte le achot, tutti i vari particolari. E oggi che siamo in un periodo di grandissimo sviluppo tecnologico, la Torah ancora è capace di darci le risposte. Questo va bene, questo non va bene, questo si può fare, questo non si può fare. In base anche alle scoperte tecnologiche. הנה נקראות בשם שכינה השורה בקדשי קודשים בבית הראשון על ידי התלבשותה בי"ב הדיברות בחוקות בלוחות שבארון בנס. ומעשה אלוקים חיים הוא על מדסקסיה המקנן בעולם הבריאה כנודע ליהודי חד. La serie di Brodi, i 10 comandamenti fanno parte del mondo dell'Azlut, quindi non l'abbiamo mai studiato veramente in profondità, quindi passo oltre, ma l'Azlut è quindi il mondo della emanazione, quindi più quello vicino a Kadosh Baruch Hu, che poi la Torah in qualche modo si dirama in tutto quello che è i vari livelli dei mondi per arrivare a ogni tipo di
evoluzione anche in questo mondo materiale che è della sia, quindi dell'azione. Quindi abbiamo finito la prima parte del capitolo 53 e concludo con una piccola nota su Megillat Ruth che sto studiando questi giorni. Perché Ruth, quando va torna in Eretz Israele, in Israele con sua suocera Naomi, va ai campi per prendere le spighe, all'inizio dell'orzo, poi diventerà il grano, perché la raccolta dell'orzo veniva prima di quella del grano, matura prima, e poter raccogliere le spighe che cadevano, che non erano veramente una forma di carità, erano delle regole che venivano date ai proprietari terrieri e ai contadini per poter lasciare qualche cosina a chi non aveva niente. Quindi non era proprio andare a mendicare, ma in qualche modo c'erano delle regole: se cadevano una o due spighe non potevano raccogliere, se erano già tre si potevano raccogliere. Quindi i poveri stavano dietro ai contadini che mettevano il campo, e quando cadeva qualche cosa, se era secondo le regole che potevano raccoglierlo liberamente, lo raccoglievano. Ruth quindi, che non vuole andare a chiedere la carità per sé e per sua suocera, ovviamente lasciando libera sua suocera di non umiliarsi davanti alla città da dove veniva, va al campo a raccogliere queste famose spighe. E perché Boaz, che poi diventerà suo marito e da cui nascerà il figlio Oved, la nota? Perché nota due cose. La prima, la sua conoscenza delle regole della Torah. Non si lanciava a raccogliere tre spighe, quattro spighe, se al contadino gliene cadevano tante, ma stava dietro al contadino e solo quando ne cadevano una o due le raccoglieva. Quindi conoscenza molto approfondita, molto precisa della halakha. Numero due, la modestia. Innanzitutto non correva, non si fiondava come giustamente un povero che ha bisogno di sfamarsi e rincorre il pane che gli è davanti, ma con molta dignità aspettava che l'opportunità si presentasse, e quando doveva raccogliere, si raccoglieva con tantissima dignità, con tantissima modestia, cercando di mantenere il più alto possibile livello di amor proprio. Sappiamo che anche Ruth veniva da una famiglia regale, quindi questo grande amor proprio anche nel momento di grande difficoltà. E quindi ci sono due cose che fanno sì che Ruth viene notata, spicca, ma in mezzo a tutti gli altri: la conoscenza delle regole, che anche noi donne dobbiamo sapere perché alla fine siamo noi che gestiamo le case, e la seconda, tanta tzniu, tanta modestia, tanta dignità nel nostro essere anche molto modeste, perché quando anche siamo modeste anche la nostra bellezza, la nostra forza, la nostra integrità esce completamente fuori, veniamo apprezzate per quello che siamo. A dispetto di quello che ci dicono i media, di quello che dice la pubblicità, le riviste, eccetera. Quindi questo è il grande messaggio di Ruth, che è legato ancora una volta a questo capitolo di Tania, in cui si dice che la Torah è la volontà di HaKadosh Baruch Hu. Quindi quando noi ci connettiamo con le mitzvot, noi facciamo la volontà di HaKadosh Baruch Hu. E quando lo facciamo anche con grande modestia, con grande regalità, allora lì saliamo di livello e meritiamo di essere matriarche di grandi re. Cenischè, la Geolah, Metitia, Shlema, Besimcha, Rabba, Vetuv, Leva, che possiamo meritare la Geolah, la redenzione finale, con tanta gioia e con pienezza del cuore, con tanto shalom e con tanta ahdut, con tanta unione del popolo ebraico, che possiamo fare la cosa giusta al momento giusto, e così come a Mestrez, radunato intorno al Sinai, al Monte Sinai, come un corpo unico, una volontà unica, così possiamo essere noi oggi. Cenischè, le Bissorotuot, che possiamo meritare delle buone notizie molto presto. Questo shiur è dedicato alla memoria della mia Morà Michal Bat Shmuel Chai e tutti quelli che sono mancati recentemente, che possiamo rincontrarli molto presto. Ho sentito una storia che oggi o stasera, molto bella, che hanno intervistato la mamma dei due ragazzi che sono mancati a Meron la notte di Lag BaOmer, lei ha raccontato che ha sognato uno dei figli, correggetemi se racconto in modo non appropriato completamente, Lorella, e uno dei figli è venuto in sogno e le ha detto: mamma, non piangere perché Moshiach sta arrivando. Allora, forse ognuno, possiamo tutti fare la nostra parte, dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo essere contenti di essere qua a fare la nostra parte. Più difficile e più vale la pena fare, ognuno fare la sua, e con tanta simcha, con tanta gioia, con tanto amore e con tanta
sapere dove dobbiamo andare in modo corretto. Grazie ancora, Chodesh Tov Mevorach, Chag Sameach e buone notizie. Chiudo la registrazione. Sarot Tovot. Grazie.